dobbiamo aggiungere alcuni piccoli dettagli. Quando si genera un fuoco, specialmente un fuoco che è generato da elementi naturali come per esempio il legno, ci possono essere dei piccoli scoppiettii. Questi scoppiettii sono dati per esempio da elementi come la resina, quando si tratta di alberi come per esempio gli abeti, oppure possono essere anche delle sacche di aria o di acqua che vanno a creare questi scoppiettii e vanno a crearci anche degli effetti di esplosione interna che crea dei detriti che vengono sparsi intorno all'ambiente circostante. Infatti quando ci sono degli incendi nelle foreste, questo è uno degli elementi che fa sì che si propaghi di più il fuoco all'interno della stessa. Nel nostro caso naturalmente abbiamo una situazione totalmente diversa, non stiamo generando un fuoco per simulare un effetto di incendio, ma bensì un fuoco per generare un effetto di camino all'interno magari di una nostra abitazione che andiamo a renderizzare. Ma va pur sempre pensato a una tale situazione in cui ci sono comunque dei piccoli elementi che scoppiettano anche se la legna è secca e vanno a creare degli effetti di scintille intorno agli elementi che bruciano. Di conseguenza, per aggiungere questi dettagli in maniera molto molto veloce, possiamo clonare i tre PRA che abbiamo creato precedentemente e andare a variarli di conseguenza. Naturalmente se li cloniamo adesso, notiamo che hanno le stesse identiche caratteristiche che sono state assegnate anche agli altri, quindi non dobbiamo fare altro che andare a variare alcune sue caratteristiche. Alcune caratteristiche che riguardano sicuramente la tipologia di particles, quindi avremo delle particles che saranno sferiche, con delle dimensioni molto molto ridotte, per esempio 1, e anche la loro durata. Quindi possiamo dare una vita molto molto più corta, per esempio 10. Questa cosa anche per gli altri. Cambiamo anche un seed. Volendo possiamo variare anche la velocità, quindi andare a variare anche comportamento 4, saranno sicuramente più veloci. Questo abbiamo il seed. Anche di questo dobbiamo variare il seed. Ok. A questo punto non ci resta che assegnare i materiali, quindi andremo a assegnare dei materiali differenti sia per le parti che scoppiettano, quindi per i piccoli elementi che vanno a creare delle piccole scintille, e sia per il fuoco vero e proprio. Un'altra cosa che potremmo fare naturalmente è anche la quantità di particles, che in questo caso abbiamo sempre lasciato un use rate poiché stiamo lavorando sulla linea temporale. In questo determinato caso potremmo abbassarli per esempio a 6, 8 e 4, in modo tale da averne anche di meno come quantità.